Allora, cammina verso qui. Vai. Ragazzi, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se anche a voi piace la Ferrari. Ciao ragazzi, prima che inizi questo video mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare qui sopra la campanella per non perdervi altri video. E che dire, da me e da mia madre, buona visione. Ciao! Ragazzi, questo video inizia in aeroporto, come state vedendo, direzione Roma, e sono qui insieme a mia madre. Saluta, ma. Ciao. Comunque, per questo video ti consiglio di fare una sfida, una bella challenge. Che ne dici? Va bene. Allora, per ogni cosa che toccherai durante questi giorni, però da bendata, ti comprerò. Ci stai? Va bene, sarò buona. Dai, vediamo. Ragazzi, guardate, sta arrivando. Vediamo cosa tocco. Vediamo, guardate, si è bendata con questo cappello. Aspetta, cos'hai preso? Guarda, hai preso una cosa utile, dai. Ce li mangeremo insieme durante il viaggio, eh? Buone, buone. Beh, mamma, come sono? Però dai, dammene una adesso. Anzi, più di uno. Ragazzi, mi trovo a Roma con mia madre. Ma cosa facciamo adesso? Tu che vuoi fare? Dimmi tu. Continuiamo a farci questo giro per negozi. Dai, andiamo a vedere qualche negozio, dai. Ma posso entrare? Mamma, cosa stai facendo? Sto provando il cappotto. Dimmi. Comunque, adesso ti propongo una sfida. Però, come sempre, devi sempre bendarti. Mi devo bendare. Sì. Vabbè, ti appoggerò tre felpe su quella sedia dietro di te. E tu, quale toccherai, ti comprerò. Così va bene perché non ho la benda. Vediamo, girati. Questa volta è una marca che a me piace tanto. Quindi dai, dove sempre sono? Bendata qui. Girati verso qui. Sotto vado, di te. Vado. Sì, vai. Devo toccare una. Vai, vai, vediamo quale tocca per primo. E qui? Sì, vai. Bella, quale hai scelto? Guarda quella con gli strass. Ti piace? Sì. Indossala così vediamo come ti sta. E voilà. Beh, bellissima, ti sta anche benissimo. Ti piace? Sì, diciamo che ho scelto bene. Te la compro, sei felice? Felice, sì, certo. Ma hai visto che te l'ho comprato? Eh già. Ti piace? Certo che mi piace. Ragazzi, ho portato mia madre in un posto che a me piace, però per questo video non tanto piace, per cosa deve fare. Vai, allora, cammina verso qui. Vai. Beh, allora. Ma tu devi camminare, però ti penso di andare più avanti. Posso? No? È toccato. Ma, e tu ancora così stai? Guarda cosa potevi vincere, togliti il cappello. Invece hai vinto il mio cappello. Potevi vincere una bella Ferrari, mi dispiace. Ragazzi, questo qui ha vinto, guarda questo cappello qui. Potevi non vincere questa. Una macchina, potevi vincere questa macchina qui che ti compravo, però hai vinto questo cappello, sì. Meglio per me, ragazzi. Ragazzi, siamo appena usciti dal negozio, mi sono comprato anch'io, guardate, questo giubbotto, e ora ho portato mia madre in un ristorante cinese, giapponese, dove dovrà scegliere dal menù, però bendata. E cosa sceglierà io li comprerò. Andiamo a vedere cosa succede. Ah, ti ricordo però che questo negozio non è italiano, quindi potrei scegliere anche cose strane che non ti piacciono. Dai, dammi adesso a me il menù. Adesso tu bendati. Con chi benda? La solita? Sì. Vediamo, prendiamola. Adesso ti scelgo io una pagina. Vediamo cosa posso scegliere. Facciamo questa qui che sembra un po' la più normale. Vai, bendati, non vedere. Bendati. Vai, scegli. Vai. No, aspetta, rifai. Vai. 3, 2, 1, vai. Vediamo cosa hai scelto. Ho scelto questi gamberoni fritti qui, però vediamo se gli piacciono. Scopriamolo. Ragazzi, invece io vado sul sicuro e mi prendo un bel misto di sushi. Mamma, finalmente ti è arrivato questo piatto. Cosa ne pensi? Allora, il profumo è buono. Però adesso assaggia. Il piatto sembrano dei vermiciattoli. Vediamo, assaggia. Aspetta, provo anche con la bacchetta.
Remo. È buono. È buonissimo. Ah, allora ti è andata bene, dai. Però a me è andata meglio, eh. Perché? Adesso vedrai. Io invece, a differenza di mia madre, mi è andata benissimo. Guardate quanto sushi. Ed è anche buono. Invece tu, mamma. Ragazzi, questa clip la sto registrando a fine video e posso dirvi che finalmente abbiamo ritrovato Checco. Ha passato 2 giorni per strada e finalmente dopo è venuto da noi, si è fatto riprendere. Secondo me aveva fame, quindi è stato più facile riprenderlo. Dai ragazzi, lasciate un like per Checco che l'abbiamo ritrovato. Saluta Checco i nostri iscritti. Checco, salutami. Ciao.